Bene ragazzi, questa è una bellissima intervista per questo 2022, iniziando con tantissimi bei progetti, piccole magazine, sempre con le porte aperte per dare vita e anche visibilità a tutto il vostro entusiasmo, all'arte, alla passione per lo spettacolo e ovviamente a tutte le novità che voi dovete sempre avere a portata di mano con piccole magazine. Oggi le diamo il benvenuto a Giussi, l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo trovata a Milano durante lo svolgimento dello spettacolo del Talent Show a dicembre. Lei fa parte dell'Accademia allo Studio GEM di Milano e con lei parleremo un po' di questo bellissimo arte che com'è il ballo, perché sappiamo che lei fa parte e è anche insegnante di questa accademia e hanno un gruppo che tra poco si collegherà un altro collega, Maurizio, con cui abbiamo anche parlato, un brasiliano, quindi già potete farvi un'idea di come viene strutturata questa coppia di ballo esplosiva, ve lo posso confermare io. Giussi, ti diamo il benvenuto, come stai? Grazie, grazie a voi. Sì, stiamo molto bene. Parlare di ballo ci elettrizza e siamo veramente adrenalinici. Sì, infatti, Non vediamo sapete, l'ora. quando vi ho visto quella sera a Milano durante il Talent Show, avete fatto colpo, sinceramente, ho detto wow, non avevo mai visto un corpo di ballo così, perché voi siete delle persone che la chimica tra di voi è molto evidente, quindi trasmettete tantissimo durante il ballo e sappiamo che noi, che siamo amanti dello spettacolo, sempre ci sarà qualche persona interessata, ovviamente, a sapere di più. Dopo non potete smettere di guardare l'intervista, piano piano andiamo. E quindi, Giussi, ci piacerebbe innanzitutto sapere sull'Accademia, la tua partecipazione in questa Accademia, da quanto sei in questa Accademia, allo Studio GEM di Milano, e cosa ti muove per il ballo, Giussi? Beh, io proprio spinta dalla passione fin da ragazzina tra lo sport e il ballo, ho cominciato da allieva, quindi da semplice allieva, ma con la voglia di provare un po' tutte le discipline, perché comunque ogni disciplina mi ha sempre arricchito e mi ha sempre dato qualcosa. Mi ha sempre riempito il cuore e ho amato ogni volta una disciplina diversa. E quindi non mi sono mai fermata e il mio studio è stato proprio quotidiano, quindi sia in accademia d'allieva e in qualche anno poi la scuola mi ha riconosciuto, diciamo, il mio livello, ha chiesto di passare direttamente a insegnante perché quello che riuscivo a trasmettere dalla voglia, dal piacere di ballare. La gente, le persone che ci vedevano erano sempre state molto attratte, quindi dicevano che c'era qualcosa di speciale in tutto questo e quindi la scuola ha voluto darmi questo spazio e quindi ho cominciato da subito con la classe di latino, quindi di salsa, di bachata. E partendo da afro anche, quindi una danza molto libera e anche questo, sì. E poi invece anche la disciplina del samba e tutto quello che gira intorno al samba. Bene, infatti adesso parlando della samba, si sta collegando Maurizio, quindi il tuo partner di Perfetto. ballo. Adesso le diamo il benvenuto, facciamo entrare alla sala a Maurizio Eccolo. Marquez. Speriamo che si colleghi. Sì, ci siamo, ci siamo. E poi io sinceramente vi posso confermare a tutti i nostri spettatori che sono una coppia di ballo realmente meravigliosa, fantastica, e hanno un'energia incredibile, quello non si può spiegare con un'intervista, non si può, dovete guardare, dovete vedere sinceramente. E Maurizio, mentre si collega, quindi tu parlavi che ti piace anche del praticare samba. Sì, ecco, poi c'è tutto un lato molto da show, molto coreografico, molto scenografico, quindi è sempre stata molto attratta anche da quello che si comunica, anche solo coi costumi, sono accesi, sono colorati, festa già.
entrare in un palco con un costume brasiliano è proprio un impatto fortissimo. E quindi c'è poi, una volta che si è sul palco, c'è questo scambio energetico tra il pubblico e quello che noi stessi riceviamo. Quindi tanta di questa nostra voglia, di questo nostro piacere che proviamo è anche dato da quello che riceviamo dal palco, dalla gente che ci guarda, insomma. E c'è questa comunicazione silenziosa, ma continua. Raccontami un po', Giussi, parlando degli spettacoli, degli eventi, avete anche partecipato a eventi come quello del Talent Show con la comunità LGBT a livello di Milano, parlando specificamente da dove siete come locazione? Proprio parlando di campo brasiliano, quindi disciplina samba, per esempio sono stata ospite in una trasmissione sulla RAI come diciamo ballerina brasiliana, quindi ho fatto questa entrata a mo' di Carmen Miranda, quindi con i vestiti insomma molto, come dicevo prima, accesi e frutta in testa, eccetera, e sono stata ospite per tutta la trasmissione perché c'era un tipo di trucco particolare, piuttosto che il ballo si avvicinava febbraio, quindi carnevale, e quindi c'era tutto un discorso di spiegare anche cosa significa il Carnaval di Rio, perché c'è un tipo di trucco, perché c'è un tipo di costume. E quindi questa è stata grazie anche alla scuola, perché avevano chiesto alla scuola una ballerina brasiliana e non ce ne sono tante, devo dire, e quindi è stato un piacere essere, diciamo, aver accettato questa partecipazione, che mi ha dato comunque anche abbastanza anche visibilità. Adesso il gruppo De Ballo, da quanti siete? Come viene conformato? Ci sono ragazzi, persone anche adulte? Come fate per poter coinvolgere le persone ad essere parte di questo gruppo De Ballo? Allora, noi nei nostri corsi coinvolgiamo la gente nel produrre quello che viene insegnato subito e con noi. Quindi interagiscono già da subito con l'insegnante e da subito li coinvolgiamo nelle serate, quindi quello che si è imparato lo si propone se siamo ospiti in una serata o abbiamo la serata di ballo, e quindi i ragazzi si sentono sempre coinvolti e a dare sempre il meglio, perché poi c'è un'esibizione. E abbiamo altri colleghi insomma che parallelamente parallelamente lavorano con noi, quindi abbiamo anche altri insegnanti che ci sul campo, diciamo, di quello che stiamo insegnando ci supportano. E quindi è più coinvolgere i nostri allievi, per noi è la nostra forza, è quello che ci restituisce, insomma, il lavoro che facciamo. Per ingressare all'Accademia, per formare parte dei vostri allievi, voi fate qualche casting, fate qualche selezione previa, o quali sono i requisiti che deve avere una persona per essere parte del vostro corpo di ballo? Io credo che solitamente c'è proprio una struttura in tutto questo, i casting vengono fatti. Per quanto riguarda me, proprio per il fatto di essere cresciuta dentro questa scuola, perché ero una frequentatrice, come dicevo, giornaliera, per cui mi hanno visto crescere, hanno visto i miei miglioramenti e i miei traguardi con i loro occhi, di conseguenza, diciamo, sono passata un po' da allieva a, come dire, sostituta in qualche lezione a, no, adesso vogliamo che tu rimanga qui, quindi per quanto mi riguarda è andata in questo modo, però sicuramente vengono effettuati dei casting,
e con provini, quindi provini di coreografie piuttosto che interviste, curriculum da presentare, quindi c'è tutto, tutti entrano, diciamo così, a parte questa mia questa mia parlando di entrata, è entrata adesso al canale Maurizio, come stai? Oltre che ciao, in Brasile, buon pomeriggio. Ciao, chiedo scusa che ho avuto dei problemi qua con la camera, qua con la telecamera, delirio. Bene, raccontaci, sappiamo che sei adesso in Brasile, sei a Brasile, no? A Rio de Janeiro. Sì, wow. Sono a Rio de Janeiro. Wow, sinceramente, imparando ancora di più, ballando, cosa stai facendo a Rio de Janeiro? Cosa ci racconti? Guarda, in questi momenti, de momento veramente di gioia, perché sono stato anche nei posti dove c'è la scuola di ballo, la scuola di carnavale, loro stanno facendo delle prove, ormai adesso che appena detto è confermato che non c'è carnavale, ma loro stanno facendo ancora le prove. Ho visto anche la decorazione, tutto. È una cosa che non ho potuto registrare perché non potevo entrare con telefono, però è stato alla grande, un posto, una emozione. I miei amici hanno fatto delle foto in giro, dopo appena possibile ve lo giro. Appena mi dai il permesso di girare delle foto. Certo, certo. Parlavo con Giussi, Maurizio, che voi come corpo di ballo sempre causate una bellissima impressione, quindi come si dice a livello italiano, fate colpo agli occhi a tante persone quando vi presentate, perché, ripeto, quando vi siamo visti già al Baraon a Milano, durante il Talenti Show avevate un'energia meravigliosa, sinceramente. E poi adesso, parlando con Giussi, volevamo anche farvi presente che in Piccole Magazine abbiamo di tantissimi progetti a livello nazionale, anche internazionale, e ci piacerebbe prima ovviamente parlare con voi che siete l'insegnante dell'Accademia, lo studio GEM a Milano, sì. E quindi per conoscere un po' se voi avete anche dei progetti, tu che sei adesso al Brasile, quando pensi di tornare, quali progetti stai già svolgendo o hai in mente da realizzare al tuo rientro insieme a Giussi? Sì, abbiamo già un progetto già in mente, delle cose che stiamo mettendo in pratica per quest'anno, non solo la parte per febbraio di carnavale, ma in sé durante tutto l'anno. Abbiamo già organizzato questo. Spettacolo e lezione di ballo, coreografia non solo dalla nostra parte, ma anche con i nostri allievi, perché è una cosa molto importante coinvolgere anche in questi momenti di pandemia, coinvolgere anche delle persone che fanno lezione con noi. Questa è una cosa molto importante. Il Twitter del Glamour Brasil Show è venuto a coinvolgere perché dimostrare la nostra passione, la nostra emozione per ballo. Non solo arrivare lì, fare un'esibizione, uscire dal palco e via. No, è quello che hai visto anche te nel momento che abbiamo fatto l'esibizione. Dimostrare il nostro sentimento, perché nel momento che siamo entrati lì per vincere un test, un campionato, tutto quello è dare tutta la nostra emozione, la nostra energia. Bellissimo, perché abbiamo visto anche una collaborazione che avete fatto con una delle partecipanti, una delle concorrenti del Talenti Show, infatti è stata nominata quella partecipante. Voi quindi siete aperti anche a ricevere degli inviti da parte, sì, a livello nazionale per collaborazione, per preparare una coreografia, per dare quel tocco magico, come parlavo con Giussi, da vostra parte a quegli artisti che stanno iniziando o che hanno uno spettacolo da svolgere in mente. Quindi sempre c'è bisogno di persone come voi che siete specialisti, che conoscete questa disciplina e ovviamente dentro il ballo tantissime discipline, perché sappiamo
che avete mettete in pratica sia la salsa, il ballo latino, la samba, non mi ricordo qual era l'altra disciplina che state adesso... La Brazilian Zouki, Brazilian è, ecco. È lo stesso ritmo della kizomba che adesso stiamo mettendo in pratica per fare conoscere di più, principalmente le persone in Italia, perché in Brasile è una cosa molto forte, è lo Zouk, Brazilian Zouk. Benissimo, sa che vi faccio l'invito anche a voi prossimamente di venire allo studio di Piccole Magazine, perché così possiamo anche presentare a tutti i nostri spettatori una coreografia da parte vostra, perché no, anche io imparare grazie. Qualche minuto insieme a voi. Sarà una vera e stupenda intervista, sono sicurissimo. Benissimo, sì. Volentieri, volentieri. Grazie, noi siamo proprio... contento e fortunato di avere la possibilità di dimostrare la nostra passione di ballo. Bene, anche noi siamo sinceramente contenti. Vi ringraziamo per questa intervista che adesso purtroppo dobbiamo già finalizzare, però vi invitiamo voi spettatori a condividere sia questa intervista, ovviamente a contattare i ragazzi che adesso Giussi si può condividere i vostri contatti. Numero telefonico o un sito web o una mail in cui le persone possono contattarmi. C'è stata un'interferenza e non ho più sentito, scusami, le ultime parole. Se potete condividere i vostri contatti. Sì, ok, quindi un contatto Instagram. Perfetto. E qui sul momento dici sì, puoi condividerlo davanti alla telecamera tranquillamente. Instagram, se avete Facebook, se avete un numero telefonico o una mail, così le persone sì, possono allora, in contatto. Sì, sì, allora, perché non sono sul mio computer, però la mail e il contatto telefonico sicuramente, quindi è un 392 3 4455, questo è il mio telefono, e invece la mia mail è giusi con la y punto randazzo @gmail.com. Perfetto. Maurizio, vuoi condividere anche tu il tuo contatto, visto che siete una coppia stupenda di ballo, così quando non le persone non possono contattare a giusi ti possono contattare anche te? Sì. Mio Instagram è Mauri _ CIO 30. Mio email è mauricio90marques@hotmail.com. Benissimo, e voi ragazzi non perdete l'opportunità di poter far parte di questo meraviglioso corpo di ballo con Giussi e Maurizio dell'Accademia allo Studio GEM a Milano, a cui adesso ringraziamo tantissimo. Vi invitiamo ovviamente a far parte di una nuova intervista, così potete vedere anche a loro due ballando qua nel studio di Piccole Magazine, e magari mi potete anche guardare a me ballando. Un abbraccio gigante, ragazzi. Vi aspetto. Vediamo a presto, perché abbiamo tantissimi progetti, ci piacerebbe tanto collaborare insieme a voi e quindi insegnare al mondo l'arte del ballo a livello nazionale e internazionale, perché siete una mescola sinceramente di energia, professionalità, avete anche uno spirito realmente contagioso, stupendamente, benissimo. Quindi tantissimi abbracci, tantissimi belli auguri. Ci vediamo presto qua in Italia, Maurizio. Ok, sì, sì. Io posso dare l'Instagram, perché adesso ce l'ho. Perfetto. Ok? Ed è giuseppina.randazzo.771. Benissimo, con i vostri contatti e il nostro contatto di Piccole Magazine siamo sempre qua tutti uniti e augurando per tutti noi e per tutti voi un 2022 realmente stupendo. Quindi un abbraccio grazie. Gigante da parte nostra e anche al Brasile, wow, una terra magica. Ciao. Ciao.